Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolaio. Buongiorno. Ed eccolo. Buongiorno anche a tutti. Oggi. Buongiorno. Ciao, Ingrid, Marco, buona giornata. Trovato. E allora avete un PC che non risponde ai comandi oppure un cellulare troppo difficile da utilizzare? Bene. Pronto soccorso digitale, ovviamente, è quello che fa per voi. Scriveteci subito una mail a unamattinainfamiglia@rai.it oppure mandateci un messaggio su Facebook o su Twitter. Caro prof 2.0, la pirateria informatica, ahimè, è sempre in agguato. Però per fortuna c'è anche chi la combatte, proprio come in questo caso di una persona che è diventata praticamente un eroe per caso. Ci spieghi com'è andata? Allora, questo, peraltro, se non ricordo male, ne avevamo accennato in qualche puntata fa, probabilmente l'anno scorso, di WannaCry, vuoi piangere, tradotto, no? Quindi, però è il nome proprio di questo virus, di questo ransomware. I ransomware sono quei virus che ti chiedono il riscatto per riavere indietro quello che ti rubano, nella maggior parte dei casi i file del computer. Ok, quindi questo Marcus Hutchins, che è quello che per sbaglio è riuscito a bloccare la diffusione di questo virus un anno fa, oggi peraltro l'hanno accusato di aver creato malware per dati banche, per rubare i dati bancari, e rischia veramente 40 anni in prigione. Chi lo sa come andrà a finire? A volte un giorno si è eroi e l'altro giorno dopo si è inquisiti. Mamma mia. Lo scopriremo nel nostro invece sportello digitale. Oggi parliamo del bonus bebè. E come? Allora, ci spieghi bene come, certo, cosa si tratta e soprattutto come si ottiene. Allora, grazie all'online ovviamente si possono raggiungere un mucchio di informazioni utili, tra cui quelle sull'assegno di natalità, anche detto bonus bebè, che è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato o adottato in affido preadottivo, che sia nato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che i genitori non abbiano un ISEE superiore a 25.000 euro. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino. Peraltro, come avevamo già detto l'altra volta, ovvero andando sul sito di INPS si può cercare, no, qualunque cosa. In questo caso bisogna cercare e digitare assegno di natalità per avere tutte le informazioni necessarie su questo tema. Ed estate, le bufale del web, anche loro, bene, vanno al mare e anche sulla costa ligure, per questo. No, fantastica questa. Raccontaci cosa è successo. Questa è circolata, questa è tantissimo, circola poi periodicamente. Sostanzialmente dicono di aver trovato questo pescatore Alvaro Maiolica, un mostro marino dalle enormi dimensioni sulla spiaggia. Il pescatore è arrivato e ha trovato questo mostro, ha poi avvisato le forze dell'ordine che hanno messo sotto sequestro l'area, eccetera eccetera. È fantastica perché in realtà fa ridere, perché quel mostro non c'è, è un fotomontaggio. E tra l'altro è divertente sapere che c'è questo ragazzo che si chiama Hermes Maiolica, che è quello che è uno dei più bravi bufalari, se volete, diffusori di bufala. Infatti ha fatto chiamare il pescatore Alvaro Maiolica, guarda caso. Ecco, però capita anche che la realtà superi la fantasia, ed ecco che il mostro invece è stato trovato per davvero, per in davvero. Questo caso brava, perché a seguito del ciclone Harvey in Messico hanno trovato un mostro marino. Allora, guardando la foto, che è quella che vediamo adesso, in sostanza sembra enorme. In realtà, insomma, non è piccolo. Non è piccolo, però è l'inquadratura, la prospettiva. In realtà, insomma, era un animalaccio, sì, un po' così, anche un nome che però bisogna essere un po' più piccolo di quello che sono. Ma invece, scusa Marco, i dinosauri non si erano estinti? Perché invece non si direbbe da questo video. Esatto, a Tokyo dal 26 aprile al 6 maggio scorso, eccolo qua, c'è stato il Dinotronics, ovvero una sfiera dove hanno messo tutti i dinosauri realistici come questi qua che vedete dietro. Ma la cosa divertente è che le persone si spaventavano per davvero, ce ne sono alcune veramente che sono scappate. C'è anche da dire una cosa, che quella si è svolta a Tokyo e a Tokyo è sempre stata un po' la destinazione, il luogo dei film come Godzilla, come quelli che arrivano di distruggono la città, per cui ai tokiesi, si chiameranno così, ai tokini, non lo so, quelli di Tokyo, no, fa abbastanza paura il mostro, soprattutto il dinosauro di una volta, anche se lo fanno qui a Roma, probabilmente. A noi no, invece. No, il dinosauro, dice, un dinosauro no, meccanico. Perché, no, non è nota questa. No, certo. Ma se il tuo alter ego virtuale, invece, anziché di vivere nel futuro, fosse un po' più serio.
non lo so. No, invece fosse vissuto nel passato, okay. Forse i dinosauri lui li avrebbe incontrati. Ah, è vero. A proposito. Vediamo cosa sta facendo. Dove? Boh. Che sta vediamo. Facendo? Magari sta con chiamiamolo. I pure lui, non Marco, credo. Chiamiamo, vediamo se c'è, cosa sta facendo. Vediamo subito. Ah, guarda. Cosa fa? Che fai? Un peluche? Che fa? Ma stai Marco, ma giochi con i peluche? Ma no, sto cercando la telecamera. La telecamera nel peluche? Eh certo, bisogna fare attenzione perché a volte le nascondono dentro i peluche per controllarti. Praticamente la fidanzata, per esempio, ti regala un peluche e dentro gli nasconde la telecamerina, così può controllare se esci, se non esci, cosa fai, se la tradisci oppure no. Attenzione ai peluche, molta attenzione. E quelle orecchie? Cosa sono? È vero, si chiamano nekomini e sono l'unione di due parole giapponesi che significano orecchie e gatto. E sono le prime orecchie intelligenti mai create. Praticamente hanno dei sensori che sono in grado di captare le onde cerebrali e cambiano la loro posizione in funzione dell'umore di chi le indossa. Guarda, E posso avere anch'io qua? Ma certo, c'è un'applicazione su Instagram che in sostanza fa la stessa cosa. Va bene. Marco, sei a volte un po' matterello, però vabbè, ci piaci. Ciao Marco! Ciao Marco! Simpatico però il tuo alter ego, forse più simpatico di te. Comunque andiamo avanti, leggiamo la mail di Giorgia che ci scrive. C'è modo di bloccare le proposte pubblicitarie che arrivano su Facebook? Mi hanno detto che sono frutto delle ricerche che faccio su internet. È vero? È vero, perché normalmente durante la navigazione si lasciano un mucchio di impronte e quindi si fa sapere a Facebook involontariamente in qualche modo che ti interessa quel contenuto piuttosto che quell'altro contenuto, che guardi più certe cose piuttosto che altre, perché lui cerca di capire sulla base di chi sei, di cosa ti interessa, di che cosa fai, che cosa potresti volere. Facendosi fatti tuoi. Quindi è un po' così, è un po' quello che vuole in cambio. Infatti alcuni sono un pochino stufi di queste pubblicità. Città, no? Che scorrendo mentre si guardano i vari post dei tuoi amici arrivano gli advertising, le pubblicità, insomma in inglese si chiamano così, quindi ti mandano la pubblicità di una casa, di un nuovo tipo di software, eccetera eccetera. Questo però in qualche modo fa parte della nostra vita, fa parte un po' di quello che può esserci utile e allo stesso tempo fa modo che questi siti si possano mantenere grazie alla pubblicità, perché sono gratuiti se ci pensiamo, no? Volendo ci sono dei software che permettono di togliere questi advertising, questa pubblicità, però tuttavia a volte io direi, insomma, lasciamola in modo che ci possano continuare a servire, a fornire dei buoni, ottimi servizi. Marco, stavo ripensando però alle orecchie del tuo alter ego e devo dire che mi sono innamorata di quelle orecchie lì, ma dove le posso trovare? Su Instagram. Guarda, sei pronta? Guarda bene qua dentro. Guardati, inquadrati. Ecco. Oh. Adesso attenzione, se fai la faccia anche con gli occhi un po', vanno giù, guarda. Fai un po'. Pensa chi ha cambiato canale adesso e ci sta guardando. Io ci deve fare. Questi due non stanno bene. Guarda. Però è divertente, ma possiamo continuare dopo. Andiamo avanti, dai. Mentre continuiamo a giocare. Tu saluta e poi dopo continuiamo a giocare. Salutiamo tutti, dai. Grazie a Marco Camisani Calzolari che ritroveremo sabato prossimo, sempre con i suoi preziosi e divertenti consigli e aneddoti. E comunque vi ricordo che potete trovarlo su Facebook Marco Camisani Calzolari, è lui l'originale. Quindi se volete contattatelo lì. Grazie. Ciao, dai, giochiamo ancora un po'. Vai.